La trasmissione Medicina, Salute e Benessere è offerta da Convidian Italia. Medicina, Salute, Benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, buongiorno e bentrovati, buon venerdì, sta iniziando il weekend non nel migliore dei modi perché oggi il tempo non è dei più belli, fa anche un po' freddino a dirla tutta, però sembra proprio che domenica sarà una giornata primaverile e noi lo speriamo perché almeno ci fa recuperare con un weekend, ecco, con il bel tempo che ci spinge ad uscire anche fuori, a fare un po' di attività all'aria aperta. Oggi ci occupiamo di un argomento un po' particolare, chi di voi non conosce, soprattutto le donne, una trilogia che è uscita prima dell'estate, già parecchi mesi fa, e sto parlando, chiaramente avete già capito, di 50 sfumature di grigio, al quale poi è seguito le sfumature di nero, poi di rosso, insomma questa trilogia che è scritta da una donna londinese, Erica Leonard James, una 48enne che, niente, con facile di penna, con la penna allegra e soprattutto una donna disinibita, e quindi ha avuto un successo editoriale veramente impensato, e ha venduto non so quanti libri, non sono brava con i numeri, ma veramente veramente tanti, ha fatto la sua fortuna, e di lì nel giro di 3 mesi ha fatto uscire questa trilogia delle quali tutte le donne, almeno uno dei 3 libri, ecco, hanno letto. Su che cosa sono basati questi libri? Beh, una trama, devo dire, la trama quasi non esiste, questo lo possiamo anche dire perché è abbastanza abusata come trama, c'è una bellissima ragazza e un bellissimo ricchissimo, è tutto basato su lo possiamo chiamare un romanzo erotico che scende anche abbastanza nei particolari, basato sul sadomasochismo. Ma che cos'è il sadomasochismo? È una malattia? È una perversione? E per saperne di più su questo disagio, non so come chiamarlo, abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Gisella Satta, dottoressa in psicologia clinica. Buongiorno dottoressa. Dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito e per parlare di questo argomento che ci lascia un po' tutti. Grazie a lei per avermi dato questa opportunità. Allora, veniamo subito, ecco, abbiamo raccontato questa trilogia che è basata, appunto, è un romanzo erotico, chiamiamolo così. Ma che cosa c'è, dottoressa Satta, all'origine della perversione e in particolare in questo tipo di atteggiamenti, gli atteggiamenti sadomasochisti? Allora, spesso vi è una carenza dello sviluppo dell'identità della persona, sia a livello psicologico che sessuale, e quindi un tentativo più o meno riuscito di superarlo. La perversione prevede impulsi e fantasie ricorrenti, molto intense e pervasive, di cui è difficile liberarsi, che durano molto tempo, vi è fissità, il che significa difficoltà a relazionarsi all'altro e nel fare sesso se non in una determinata maniera. Ecco, ma hanno origini proprio... Quando se ne accorge una persona che ha questo tipo? Cioè, al momento stesso che ha i primi rapporti sessuali, o è una cosa che nasce poi man mano? Allora, alla base spesso vi è un trauma molto forte, come maltrattamenti e abusi sessuali. Ah, ecco. Per cui ciò che hanno vissuto viene ripetuto. Ecco, ma c'è una differenza, nel senso non è un disagio che colpisce soltanto il sesso maschile, può colpire anche il sesso femminile? Sì, certo. Allora, sì, le differenze di genere, allora, per quanto riguarda il sesso maschile, sia per educazione culturale, sia per predisposizione da un punto di vista prettamente biologico, quindi maggiore testosterone, l'uomo ha una tendenza a reagire in maniera più attiva, quindi divenendo poi il carnefice o la parte forte, no? Mentre invece la donna, sia per educazione che per costituzione, essendo generalmente meno aggressiva, diciamo è succube, è la vittima. Sì. Però non è sempre così, esistono anche delle perversioni femminili dove la donna è dominatrice. Sì, questo perché si può reagire in due modi. Anche, allora, come dicevamo, anche l'uomo che ha subito violenze, oppure se parliamo proprio del protagonista che ha vissuto un'esperienza di tipo sadico a 15 anni,
Prima è stato succube e poi è diventato carnefice, il che significa quindi nel che... senso prima vittima Sì. potrebbe diventare poi lui, insomma, l'artefice di questo tipo di La abusi. stessa cosa per una donna. Però è più difficile che le donne poi reagiscono in questo modo, vero? Esatto, sì, Ecco, è più quindi è molto più difficile. frequente nel sesso maschile. Ecco, ma quando è che si può parlare di patologia? Poi, innanzitutto, il sadomasochismo è considerata una patologia oppure no? Allora, ci sono due punti di vista differenti. Per quanto riguarda il DSM e comunque la psicologia clinica, diciamo che diventa patologico quando supera un certo limite, quindi diventa violenza estrema. Finché resta un gioco erotico concordato tra le parti, che non va insomma a ledere quelle La che sono libertà di importanti, nessuno, ecco. esatto, anche componenti dell'identità, della sfera di vita. La patologia subentra quando questo tipo di comportamento è egodistonico, Che vuol dire ego distonico? ovvero non vissuto come proprio, Ah, ma ecco. obbligato, quindi ossessivo, compulsivo, oppure genera distress e ricadute a livello Cioè, che vuol lavorativo. dire che una persona subisce questo tipo di comportamento, nel senso che non ne può fare a meno, è più forte di lui? Esatto, Ah, ecco. E quindi è assolutamente in grado di controllarlo. sì, ha ricadute a livello lavorativo, interpersonale, si prolunga, diventa patologico quando questo tipo di disagio si prolunga poi per più di 6 mesi. Ecco, quindi rifacendosi un po' alla trilogia, no? I due protagonisti, Anastasia e Grey. Ecco, Grey era patologico perché invece dal libro sembra che Assolutamente sì, è lei è patologico. patologico e sicura, però infatti è in cura. Diciamo che patologico sì, però fino a un certo punto, nel senso che comunque diciamo che mantiene un certo controllo, ecco, della situazione, visto che Nel uno senso che dalla trilogia si vive proprio questa sua rinascita, questa sua terapia, no? Effettuata Sì, poi dalla donna infatti che lo amava, poi in realtà è sì, partito da un esatto. senza controllo e poi mano a mano invece riesce ad avere un maggior autocontrollo sui comportamenti. Sì, infatti lei incarna la salvatrice, forse anche questo ha affascinato le donne nel comprare questo libro. E in qualche maniera la magia dell'amore che guarisce tutto e quindi trasforma una persona che sofferente, che ha Ecco, questo per vissuto delle quando. esperienze traumatiche, è così. Certo, questo per quanto riguarda un romanzo, ma nella realtà l'amore potrebbe far superare un disagio di questo tipo, secondo lei? È possibile anche che insomma sia successo anche nella realtà, anche se è veramente difficile, tant'è che il protagonista stesso continua a rivivere incubi, quindi è continuamente perseguitato dai suoi vissuti, il che significa che non li ha elaborati e non li ha superati totalmente, perché sono diciamo, veramente difficile riuscire a guarire del tutto Poi soprattutto in breve tempo, chiaramente c'è sì, bisogno di certo. veramente di una concentrazione, di una dedizione a voler fare, a voler cambiare, soprattutto ci vuole tanta volontà da parte del soggetto stesso che ne soffre, sia da una parte che dall'altra, insomma, Lui chi... è patologico in quanto comunque molto sofferente, no? Certo, nel senso non vive bene questo suo disagio perché ha incontrato una donna che non è come lui. Sì, E quindi è lì che arriva il esatto. disagio, Sì, praticamente. sì. Ecco. Ma nella realtà, quindi abbandoniamo un po' le 50 sfumature di grigio, di nero e di rosso, che hanno appassionato così tante donne, che invece in realtà a me sembra veramente un po' tutti uguali. Letto uno, credo che non ci sia veramente più niente da leggere, però chissà perché le donne poi sono rimaste così affascinate, forse perché per una volta un'altra donna è stata in grado di mettere su carta delle sensazioni, descrivere delle
delle emozioni che insomma di solito sono soltanto, ecco, a vantaggio degli uomini, ecco, forse è questo. Invece, venendo nella realtà, è possibile curare il sadomasochismo a livello proprio psicologico di terapia? Sì, questo comunque presuppone la volontà della persona di cambiare, nel senso, se non c'è volontà, ecco, non ha... Cioè, non è un punto di partenza. Allora, il punto di partenza è chiaro che ci vuole la volontà, perché è il paziente stesso che si reca dal medico per chiedere aiuto. Però quali tipo di terapie? È così come si può curare, che so, un'insonnia, un altro disagio, gli attacchi di panico, anche questo tipo di disagio, quindi si può curare con la psicoterapia? Sì, si può curare, però laddove sia appunto egodistonico, nel senso, se la persona non sente nessuna esigenza, perché comunque ad esempio ha trovato un partner in cui diciamo entro certe regole e certi limiti a questo rapporto di tipo erotico, allora insomma, sta bene come non sta, c'è, diciamo, necessità esatto di cura. Però laddove invece è viva questa diciamo sfera di vita in maniera intollerabile, allora sì. Ecco, questa ma come si cura? È la differenza. Come si può curare? Si può curare con una psicoterapia. Ecco, una psicoterapia tale quale alla cura delle altre disturbi, no? Degli altri disagi. Sì, anche se dire tale quale, nel senso, ci sono tantissime tipologie di psicoterapia, quindi poi alla fine ognuno concorda con il proprio psicoterapeuta quale può essere il percorso, diciamo, più il metodo più adatto. Esatto, certo, quindi certo. Non è che c'è un metodo tale quale per tutto o per tutti. È chiaro, quindi va adattato poi a ogni tipo, sì, di... Sì, nello specifico per ognuno. Molto bene, molto bene. Allora, dottoressa Satta, io la ringrazio. La ringrazio. Grazie per questo suo intervento e le auguro buona giornata. Buona giornata anche a lei. Grazie, ringraziamo la dottoressa Gisella Satta, dottoressa in psicologia clinica.